ventes oste miran. Come le bella è la boheme. Che l'ha sentita anche lei? Ci portò una sera il babbo perché gli dettero i biglietti, quelli della Clacche. Ah, allora l'avrà dovuto battere le mani per forza. Ah, io feci proprio il mio comodo, quando mi piaceva battevo, ma quando mi piaceva stavo proprio zitta. Non è vero, tu battevi anche te invece. Battevo sicuro, ma l'ho detto, quando mi pareva. Io li posso soffrire, quelli si mettono alla studio in logione o che ogni pochino rompa le scatole coi bisse. Oh, Gio, sì, non è vero. E Andrea Villa si figuri che li butterà di sotto, perché non c'è più porcheria di quella. Oh, c'è delle sere che non li lascia nemmeno finire, eh? Almeno aspettate. Ci lasceremo alla stagione dei fiori. Ah, ma che poesia, l'è proprio bella. Sì, l'è bella, ma l'è un pochino... Un pochino come? Un pochino scollacciata. Scollacciata la boheme. Allora, non ha visto il boccaccio? A me certe cose non mi piacciono. Alla mia sorella gli piace il cinematografo. Quelli sono spesi bene. A frequentarlo di molto c'è da farsi venire la cippa. Eccolo, vedi se ho ragione quando dico che fa male agli occhi. A me mi piace. Oh. Su gusti non ci si sputa. Ma lavati, eh? Pulito, pulito, non è nemmeno quello. Anzi, si vede certa roba. Bravo, non potrebbe dir meglio, certi quadri da far arrossire le panche. Gli è che lì sono al buio, non vedano se fanno il viso di tutti i colori. E il bello gli è che lo chiamano il divertimento delle famiglie. O se non c'è un quadro e non si veda qualcuno levarsi la camicia. In questo mondo c'è della grande ipocrisia, caro signor Cecchino. Se ce n'è, eh? Per su regola, quelle che fanno le fatte a me sono peggio di tutti. Ha sentito, Ida? Se tu la canti per me, tu sbagli, guarda piuttosto se tu fa meno la Vanesia. Ma se la facessi, a lei che gliene deve interessare. Ma va via, non ti vergogni. Io no, che ci sarebbe qualche cosa di male? Io morirei dalla vergogna. Sì, si vedrà anche te che tu farai. Cheta ti guarda, ecco la mamma. No. Che peccato. E dire veniva tanto benino. Ma vecchio zimarro senti, io resto la pia. Lei, io che è sempre il medesimo punto. Che crede sia come andare nell'orto a cogliere i raricchi? Acci d'erba, gli è da mezzogiorno qua che lei sulla medesima, aspetta. La un dubiti domani finisco. Domani? O se deve venire il dozzinante stasera a vedere l'amera. E che vuol dire? Allora gliela fa vedere, domani io finisco. Ma se hai ragione, la scusi, non è mia. Lei, la siete. Io so che mi dico e basta. Bene, c'ho piacere. Ora, grulla, se tu credi di farmi dispetto, tu ti sbagli. Ma guardate, lavorino è questo. Sì, gli è tutto mangiato da bachi. Da bachi? Ma un omaggio, sa, c'è da farsi venire l'adenite. I che? Io lo so, a mangiare l'erba toccata da bruci, viene l'adenite. Ma che denite, non mi faccio il piacere. Scusi, se glielo dice lui, mamma, il signor se ne intende. Se ne intende? O chi è? Il capo giardiniere di Popoli, per intendersi delle piante. Io non sono il capo giardiniere, ma vado all'università popolare. Chi? Lei? E non mi pare, se l'andasse all'università, la tirerebbe più via. È due giorni che l'è qui per la casa per illustrare un cassettone e ancora non siamo a nulla. La tiri via, non mi faccio il piacere, la tiri via. Dunque è proprio finita, te ne vai la mia piccina. Che permette, io vado di là in cucina a bollire un po' di colla per riattaccare quel pezzettino di impiallacciatura, così domattina la trovo secca e finisco in due minuti, eh? La vada in cucina, però la cerchi non appuzzarmi la pentola, perché se la butto fuori lei è il calderotto. La stia tranquilla, che gelida manina, se la lasci scaldare.
C'è qualche giorno al buio non si trova. E si sono belle accorti di ogni cosa. Boh, alla fin fine non è mio un delitto, io sono un giovanotto e Lella è una ragazza. Ma speriamo il nuovo dozzinante ritardi, eh? Perché se veniste domani non so proprio come si dovrebbe fare. E deve venire anche il tappezziere a ribattere le materasse. Te lo faccio venire e si manda nell'orto? Benino. Ma perché non me ne mettete un altro anche tra piedi? Per fare il comodo delle signorine. O che lo dice per me, mamma? Oddio per tutte. Ah, perché se la lo dice per me la sbaglia, eh. Io non lo so. So soltanto gli 3 giorni e gli struscia, gli struscia. E ancora non siamo a nulla. Io non volevo che veniste per la casa. Una alla bottega fa accanto. Dunque poteva pigliarsi il cassettone e portarselo via. Sì, per rompere lo specchio. Dubitare. Che se lo rompeva lo ripagava. Intanto vedo gli ha levato le serrature, non ha ancora rimessa una. Per me non è capace. Ah, sì, metti lei, osti, la pagherebbe. Insomma, il fatto si è che cincischia e non vanno in tinca né in ceci. La sarebbe bella, guarda, dopo averlo fatto restaurare non si potesse più chiudere. Io dette le sono esagerazioni ora. Te tu la chiamare esagerazioni. Io dico questo, una di due. Che cosa fa? Ho le un gran citrullo, nonostante voglio all'università. Oppure gatta cicova. Te non tu dovevi andare a riportare le camicie. Dunque fuori, presto, sbrigati, tra polo e buio. Tomba te? Io? E quando mai sono andata al magazzino io? Tu mi avevi detto tu ti volevi far conoscere. Andare in mezzo a tutti quei giovani, e chi mi avrebbe dato il coraggio? Ti abituerai a non ti confondere. Fanne meno e pena poco, guarda! Lei la crede che tutte le siano sfacciate a quel modo? Se io fossi sfacciata, un tu lavoreresti! Insomma, che manda via, sì o no? Oh, prima vado a lavarmi le mani. Perché? Le mani? Vado a retta. Bambina, ma per chi tu m'ha preso? Ma io voglio lavarmi le mani. Senti, son tu va via e ti lavo io, ma in un'altra maniera. E quando tu torni, ricordati di questo. E può essere che mi sbagli, ma il mio iolino non tu ce lo ritrovi più. Se non fosse la mia mamma, direi l'ha perso il giudizio. Ah sì, la figlia! Ma questa è morte, no! Per signorindina, e tanto hai compio! Oh, me l'avessi fatto qualche cosa di male! Senti, va via, sai! Va via, però che sennò ti mangi, fegato ti mangi! Oh, è chi babbo! Oh, benone, ti arriva a tempo! Ciao, Stinky! Stinky, svegliati! Oh, che dormi sempre! Eccomi! La rabbia tra coniglioli. E sta attento. E non gli dà da bere alla valla. Gli è sudata. E lo becco di un sciombiaceo. Non mi abbriamo. Briao, c'è sempre briao per lui. Iu, Nina! Lui. E gli ha detto di no, ma io un gocciolino da bere e te lo do. Peccato che te un tubo per e acqua, poverina, eh. E via, sei buona, se no succede una questione. Ma sono ti par vero a te, che credi non lo veda? Ora grulla. Che ti è successo? Ok, si dice nulla, è subato. No, va, le mie donne gli hanno fatto annocchini un'altra volta. Maledetto il ritorno a casa! Ma va, perché la fa? Donna mica un'altra fa. Sentiamo, che gli è successo? Che è successo?
Che è successo? Che la tua maggiore ha avuto un bel ceffone. Ma codeste è mosse le sono. Batti, babbo, la mamma c'ha ragione. Perché capì? Oh, la tua, non mi un'altra, sai. Se un se lo fosse meritato, gliel'avrei data. Che è successo, sentiamo? Successo? Te l'ho detto che gli è successo. No, perché te tu l'ha sempre avuto i pizzi di picchiare. L'Anita, tu l'hai lasciata fare. La tua bella maggiore. E tu vedrai che la ti farà vedere. La mi fa. La mamma fa vedere che la vuole, e picchiare non mi piace e basta. Quando però la mamma la dice qualcosa a me, lei la sta sempre zitto, eh? Non ti tocca mai, non ti tocca, te tu sei sarra. No, non è vero. Io le fo le parzialità. Gli è che te. E un tu vedi. Il che vedo io. Oh, l'ho vista anch'io, scusi. E chi li hanno visto? Avanti, sentiamo. Innanzitutto sappi che la tua maggiore la... Che c'è? Accidente, bruci. Un tu gli ha voluto dare il bottino di pozzo nero. Oh, piglia, tieni, gli è pien di vai. E perché gli è pien di vai? Tu lo davi a me per cena? Tieni, portala alla cavalla. Giusto, gli ha bisogno di purgarsi. Non gli farà mica male. Se non faceva male a me, non farà male nemmeno alla cavalla. Oh, e lo domandavo. Io lo rispondevo. Allora, che si può sapere che gli è successo? Perché tu l'hai sempre avuto i biziacci di massarralle, le tue creature, vero? Oh, te allora, quando te le picchiasti tutte e due con la frusta, gli va a scendere persino i prigionali. Senti la bellina, mi sta zoppa la valla, torna a casa, non trovo nessuno. Te ne andata a ballare, ringrazi Dio e un sorbottaio anche te. Sarà per quest'altra volta. Allora? Uffa. Si può sapere che cosa è successo? Senti, ecco l'arcano. Che arcano? Gli è il legnaiolino. Guarda, non ha ancora rimesso le serrature. E perché non ha rimesso le serrature e vuole chiudere in cucina? Momento! E mi si piaccia la colla? Quello lì e sarà, ma non finisce più. Ok, gli la ripulitura con cassettone, l'opera di Don. No, le è un'opera più bellina. L'amico e si trattiene perché c'è di tenero con l'annita. Ecco perché l'ha avuto il ceffone, l'ha saputa ora? Come? Come? Momento! E gliela riscaldo io. Oh, che bella è fatto festa. Beato lei. Se Dio vuole. E sono andato a fare un... Oh. Te o tu ti sbrighi? Mi sbrigo sicuro, ma se mi tengo chiuso in cucina. O che avevamo paura che gli appuzzassi la casa, eh? Già, sta paura di puzzo, noi. Ci lasceremo alla stagione dei fiori. A me pare che se tu segui a questa maniera si arriva alla stagione dei marronsecchi. Sarebbe a dire? Sarebbe a dire tu cincischi, tu cincischi, tu non arrivi a capo di nulla. Lei ora la scherza? No, io non scherzo, io dico sui serio, Guardalo bellino, E guardala, Nicolà. Guarda, lui crede che tutti gli scorrino perché gli hanno la bocca. Ecco. Allora, e sarà meglio intendersi. Intendiamoci. Si è levato anche il grembiule. Questa perché a me mi fa paura. E allora, che c'è? O la senta. O che fa festa anche te? Io gli parlo chiaro. La riaccomodatura di cassettone la un finisce ne può finire. E che? La un finisce, via, gli è inutile. Questa? Perché la un finisce? Che vorrebbe dire? Che noi si deve tenere il cassettone a metà, oppure il ronzone per la casa? No, guardi, tanto non fa nulla perché c'è la lega di resistenza. Meglio palaio. La lega? O non lo sa che ora siamo tutti legati. Avete il progresso, Ho capito. Ecco, la lantesa. Ho capito. Ma lei ha un bel lavoro a casa. Ma guarda un polino. Sì che noi altri siamo padroni, tanto il cassettone. Quanto della figliola, non si può di nulla. La ragione ho il segretario della Camera del Lavoro, io un centro. Un accidente li figlia là a lui! Ma senti, era questa! Oh, il segretario della Camera del Lavoro gli ho un pezzo grosso, poi ci chiamano i carabinieri.
Via, piuttosto vediamo se ci si intende, eh? È così e sarà meglio. Poi parole e chiare. E che tu pretendi te da noi altri? Non l'hanno inteso. La tua domanda alla sua moglie, lei l'ha bella capito ogni cosa. E va l'annita. E ci può poco capirla. La vuole, bisogna vedere se lei è contenta. Se lei è contenta. Ma che gli pare io mi metta il rischio di fare un fiasco? Ecco, la legga qui. Benone, c'è anche la lettera. Che tu cerchi? Oh! Dov'è? Sono mia io. Guarda! E c'è anche l'amorino che vuole. Il cuore con lo stiletto. E qui corre e gocciola. Che lo vedano come gocciola. L'ho visto, sì. Bene, qui corre gli è il suo. Si figurino ora se gli è possibile di no quando... quando gli è trafanato a quel modo. Lei non ha trafanato proprio nulla, sa? E queste sono tutte storie. E allora la legge, che gli ho a dire io? Mi ha trafanato, guarda. Tesoro mio. Sono io. Bellino, il tesoro, e puzza di olla agli affetta. Ecco, questo è certo, anch'io puzzavo di stalla. Ma non era la stalla dell'Ameriano. Peggio, era puzzava di più, c'erano 40 cavalli. Spuntava l'alba e già nell'orto si sentivano cantare sui fico che tutti gli anni ce li fa tanto buoni. Ah, gli augellini e i petti rossi. Oh, quel fico, quanti ricordi e quante speranze. Oh, che può avere le speranze sui fico? No, questo è un affare che riguarda noi, è una storia che lei non può sapere. Sì, no? Aspetta, se l'indovino io. Me la figuravo. Ma sai che vuol dire? Lui, una la bottega fa accanto, si vede che lei la montava sui fico e di lì si intendeva. No, l'ha sbagliato. Ero io che mi arrampicavo sul muro, aggrappandomi alle rame che sporgevano. Per questo gli è tutto pelato da quella parte, guarda. Figlio d'un cane mi mangiava anche figlie. Lontini, se l'avevo sentito il resto. Alle 6 in punto, un raggio di sole traversò la persiana e venne a battere sulla secchiolina, e dice sulla secchiolina. Ah, sulla secchiolina dell'acqua benedetta, guardando gli andò a battere. Nello stesso momento sentì il tuo fischio che mi appellava. Poi la tua voce salì ad accarezzarmi le orecchie con la solita romanza, già perché lui canta. Quando a raggio di luna... Oh, che ce l'ha non ce ne importa perché non l'hai sentita cantare. Poi la tua voce... Ah, questo l'ho letto. La romanza. Non so come mi riappisolai e cominciai a sognare. Oh, il dolce sogno. Eccolo qui. Oh, via. Sentiamo il sogno dolce. No, mi dispiace, ma questa è una cosa che riguarda me solo. Le sono cose troppo delicate. Gli basti che l'ha letto. Ho sentito gli anche romanzi. Per forza, tu li porti sempre tutte le dispense. Te la artaccia. E te la colpa è di Saverio de Monte de Pini. Che sono persuasi. Dunque bisogna decidersi. Fingere dell'altro a me non mi piace perché io sono un ragazzo onesto. Non sono un signore, ma ho un'arte nelle mani e di molta voglia di lavorare. Se hai visto sotto 3 giorni e tu sei dietro un cassettone ancora un tornapinito. Se mi dica di sì, in un'ora gliene sbrigo, Allora te che tu dici? Io ed io questo. In casa mia, socialisti, una voglia. Sono donne, forse un ragazzo me la cucina lei da me, ma sono donne. O che lei permette che la sua moglie la rimandi un ragazzo per bene per una ragione sballata a questo modo? No, di Dio, io c'è. Amo, sora Rosa, lei ora la scherza. O che forse io sono uno di quelli che vanno cercando le scuse per fare il bighellone. Io ho le mie idee, perché le credo buone e necessarie a migliorare le condizioni di chi lavora, ma non sono né un esagerato né un attaccabrighe. Lei è un riformista, va bene? Preciso. Io voglio a poco fare il che fecero i nostri babbi. Loro lo fecero per darci una patria. Ora tocca a noi a garantire un boccon di pane per tutti quelli che lavorano. Sembra un dia male. No? Cheta di te, tanto anche te, è vero? E tu sei stato buono, guarda. A proposito, sor Luis,
Anche lei le stava con Garibaldi, eh? Non ne so nulla, io ho fatto il che potevo e basta. E allora, queste medaglie, dille sono, che la le tiene a fare? Oh, sapete che vi dico, sbrogliatevela fra di voi, io vado a dare la piada alla cavalla. Avanti. Domando scusa. Abita qui la signora Rosa Baccigalupi? Sì, sono io, sì, per servirla. Ecco, appunto mi manda la signora Serafina. L'ortolana. Ah, sì, io ho capito. La passi, la venga, signorina, si accomodi. La venga. Che c'è questo? È mall'aria di un pirulino. Oh, che qua? Oh, te. Capito? È il nuovo dottorante. Che gliene fa vedere te o gliene può vedere io? Tu l'ha fissato te, tu gliela fa vedere te. E non ho fissato proprio nulla. Ma me lo manda la Serafina, l'ortolana, siccome avevo dato voce. Quello dell'orto. E mi pare una personcina per bene. No? Tu guardi la gente dai di fuori. Oh, Nini, la posso mica guardare di dentro? Mi sembra troppo giovane. Oh, senti, dei caterroni, ho messo la donna in letto, via, io non ne voglio più. Aveva sempre mille alie. Tu pigliavo senza alie, però ricordati che tu c'è due ragazze. Se me lo manda la Serafina, le stegno a posto. Tu sei contenta, te, basta. E allora, se lei la vuol vedere... Volentieri, ma già per me non sarebbe neppure necessario, no. Perché... io sono di gusti così semplici. No, scusi, la meglio la veda e dopo non ci siano casi. Come credono? La vadi che ancora non è all'ordine, perché come la vede ci sai i manifattori per la casa. Oh, ma non importa. Ma domani però, se lei la ha di bisogno, la sarà pronta. La prego, la s'accomodi e fa strada, eh? La scusi, sta alla camera, ora la trova tutta buia, perché ho chiuso le finestre. Come c'è il puzzo della stalla, capito? La venga, signorina. Io vede sarei capace di non andare più via. Oh, codesto è ragionarcelo, sono tu passata la parte della prepotenza. Se fossi stato vestito come quello lì, l'uomo avrebbe detto di no. No, c'entri vestito, le sono le idee, no, non c'è per il caso. No, non sono le idee, gli hai vestito. Sono lisse, ma se ne ragionerà in seguito. Oh, mettere sperpetua anche dei pelas, eh. Che gli pare una cosa fatta bene? Mettere a dormire due ragazze e un giovanotto? Oh, dormire? Oh, che tu c'hai per il capo? Che sei diventato matto? Prima di passare la camera delle ragazze ti ha passato la camera mia, sai? Sai, ci vorrà di volontà. Un pali con un po' di sonnifero, loro non sentano più nemmeno le cannonate. Sonnifero? Ma non li sente tutti questi fattacci che succede? Come fanno, a rubare e assassinare la gente? Gli stappano una boccettina, l'aria resta impregnata. E con l'aria gli impregnano anche... Vai, adesso piuttosto tu finisci il cassettone... Sono Ulisse, se ne ragionerà in seguito. Ma chi è che piange adesso? Dio, ma che la voce? Vada lì e la piange. Dopotutto è un mia la morte di nessuno, di un uomo. Che gli è successo? Gli è successo una disgrazia, ma la voce, eh. Ma chi bossa? Non ha mandato il radicchio alla cavalla. E allora, invece di dargliene con la mano, oppure di buttargliene nella mangiatoia, come gli avevo detto io, no? E voleva star lì a gingillarsi mettendogli la tuba sotto il muso. E allora, la valla finì il radicchio e l'ha portato via la tesa. Molto bene! Dio, ma... l'ho fatta apposta, sostenga la valla! Mi piace il pelo! Ma che pelo! La piscina è stata per via del lunto! E adesso come faccio? Stasera devo andare a pigliare la contessa per portarla in teatro! Almeno la messa in un fondo alla si rincolla! Perché tu ci metti anche due bullettine? Che tu la presa per la gamba con la sedia? Ma che cazzo fate voi? La cavalla l'ha mangiato la pesca. Vedi, la tua minore, la si fa mangiare anche la tuba di suo padre. Ma per una tuba c'è bisogno di far tanto fiato. E c'è ciò da sette piedi, tu. Che vergogni! E c'è anche quello da entrare in casa. Cos'è stato? Lui... E nulla, sa, non credo di nulla. La cavalla di mio marito, poverina, e così per disgrazia, l'ha dato un morsettino alla tuba. Oh, faccia vedere. Ecco il signor dottore. Che fa anche il cappellaio lei?
No, non faccio il cappellaio, ma se lei accetta, non appena avrò fatto portare il mio baule, vale a dire prima di sera, potrò fargliene avere una che ormai io non porto più. Oh, che marcia anche in tuba. Pare. In tal modo, entrando in questa casa, avrò la soddisfazione di usare una cortesia al padre e di rasciugare le lacrime alla signorina. E mi pare che sia gentile abbastanza, no? Dai, il viso rosso l'ha fatto Lida. Io ho paura, Elachisi. Ho paura anch'io. Scusi, mi permette? Prego, prego. Ecco, lo dicevo io. Lei gli ha la zucca vicina, io sono un po' testone. Ma se il signor Alfredo te la offre! E che vuoi mi metta una tuba e mi sta ritta sul cervello? È come dire ai miei compagni, forza, buttatemela fino ai cazzo! Beh, io offro ciò che ho. Ma certo, anzi, lei è troppo gentile, grazie. Allora vado per far portare il mio baule, domani poi... Oh, domani la camera la sarà tutta all'ordine. Lo stia tranquillo, signorino, lo stia tranquillo. Stinchi. Stinchi, senti Nini, senti, che me lo fa un piacerino, eh? Che mi accompagni il signorino, sai c'è l'ingresso un po' buio. Oh, ma non occorre. Permette, scusi, prego. C'è stato il verniciatore. Ah, degli ripassi, se la va benino, coi tram, beato il l'ha messo. La venga, Giovanottino, la venga. No. Buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera, signorino, buonasera. La faccia piano. Che non si sbucci. Oh, meno male, via. Ah, ecco fatta anche questa, su. Come tu per nipote, eh? Oh, Nini, che tu vuoi che stia lì a pensare? Un puzzaccio più in su dalla stalla è così difficile da via per la camera. Perché lui non lo ripuzza. Ma? E mi ha detto un annaso. Meglio. Oh, non ha fatto eccezione nemmeno sul prezzo. 15 franchi il mese e a lume e ci pensa da sé. Come gli è largo il giovane, eh? Gli sta tutto bene, però prima di pigliarlo in casa tu potevi anche informarti. Senti, se me lo manda la Serafina, gli stai posso stare tranquilla, no? Oh, via, la Serafina non è donna da mettermi in mezzo. E poi via, ma Ulisse, no? Non si vede, non si sente. Non tu ne hai sentito come discorre benino. E ce n'è anche in galera perché discorrevano troppo bene. Ma lui pare e marcia anche in tuba. Lei la pensi per sé e la tiri via. Già non doveva far festa lei. Si va via. Oh. La guardi, rimetto gli arnesi e va via. E che per domani a mezzogiorno sia tutto pronto, perché non voglio perdere il dozzinante per lei. La stia tranquilla, sarebbe un peccato. Discorre tanto, benino. Ma senti, una marciare è questa. Ma te che sta zitto, tu mi dici nulla. Ben via, cecchino, ben via, smettila. Degli mi appello. Vuoi ir al mercato a comprarmi un'altra tuba da spendere un ottantino? Lei in camera, che devo andare a pigliargliela. Ne, vedo d'estere. Ma questa tu me la paghi, eh? E domenica invece di andare al cinematografo si sta, ma a casa! Vada lì! Per una tuba, la ti faccio anche vergogna. Vai tutta l'ambizione di legno, nella carrozza, ma mai che vi si veda una tuba a garbo. Il legno è tutto bollo, giusto, con le gomme, e la tuba sempre rovinata. Da te tu discorri tanto perché tu c'hai la bocca. Già. Come se il forestiere si mettesse a sedere sulla tuba. Se avisce tutta la cura si ha nel legno, il resto, e che ce ne importa? Alfredo, vero? Alfredo, Alfredo, di questo cuore. Nina, vieni via lì da fuori, via mia mamma, vieni e si va a smuovergli la toilette, sai, perché in più posto gli piace. Se ora torno con i facchini e voglio che trovi ogni cosa a suo modo, a vita. Ha sentito, per quella tubaccia, domenica mi preverò anche di cinematografo. Oh, nene, ma che piangi per questo, strullena? E ti ci porto io il cinematografo. Sì. Ma sì, ma che diretta tuo padre? Eppure appena l'ha visto l'ha fatto il viso rosso. Prima bianco. E poi rosso. Poi, sono amici, che l'ha fatto? Dove è la mia mamma? Dove è il mio babbo? Il babbo è di là e la mamma... L'è in camera di dozzinante per smuovere la tua lette. Dozzinante, ma che l'ha visto lei? L'ho visto sicuro. Ma lo sanno chi gli è? Lo sanno chi si mettono in casa? Gli è il fidanzato di nascosto della sua sorella. È 2 mesi che gli fa la rota.
Appena l'ho visto fermo a discorrere con Stinchi, l'ho riconosciuto subito. E quella spacciata e non dice nulla, eh? Ma lo dirò io! No, la si fermi! Mi viene un'idea. Poco fa, se la lo vuol sapere, io l'ho chiesta. Davvero? Sì. Sì, e credevo di farla contenta, ma sua madre la m'ha detto di no. Come? Ma gli ha detto? Ma me l'aspettavo. Andiamo. Andiamo, sora Anita, su. No, e la pianga, se no pianga anch'io. A me no, eh. E a lei la glielo mette a dormire anche in casa? Babbo! Cretina. Che mi hai chiamato, quelli? Io no. Rosa? Oh. Che mi hai chiamato te? Sì, ti chiamo. E che me ne fa di te? Sarà stata la cavalla. Per raggiungere il nostro scopo, noi ora bisogna far finta di non essersi accorti di nulla. E è l'unico mezzo per far vedere a sua madre che gli è più facile essere messi in mezzo dalle tatamee che dalle persone aperte e franche come noi due. L'idea non mi dispiace, ma io non posso permettere che qui Vanesio faccia della mia sorella che l'ha fatto ad un'altra povera ragazza. No, a questo punto non ci si lasceranno arrivare. Lei l'aprirà gli occhi qui dentro e io farò la guardia di fuori. L'importante è coglierli sui più belli. Ha ragione. Basterà avere le prove per poter dire a mia madre, ecco, di che sono capaci quelli che ti stanno tanto a cuore. Noi ci siamo intesi. E che c'è? E che c'è? La tua lettera è tutto bricioli. Bambina, segno poco buono. Quello... non si rincolla. E che rovina! E che rovina, e che rovina! Se mi ha rotto lo specchio! Oh, ah! Ah, ma tu la mascali! È stata una disgrazia! Difendila! Difendila! Tu sentirai che orzo! Amor, ch'accor gentil ratto s'apprende. Prese costui della bella persona che mi fu tolta e il modo ancor m'offende. Colei che parla così è Francesca, mentre si mostra a Dante e a Virgilio, abbracciata al suo Paolo, col cuore trafitto dalla spada di Lanciotto. Mamma mia! Oh, la lo lasci dire? La seguiti, la seguiti. Che vuol bere? No, non si incomodi. Ma sì, la beva. A leggere si sa e si secca la gola. Basta un gocciolo. Dagli da bere e non morirà mai. Dunque, le due anime di Francesca e di Paolo, come ho detto, vagano nel secondo cerchio dell'inferno e la bella Francesca continua a parlare così. Amor che a nullo amato amar perdona, mi prese del costui piacer sì forte che come vedi ancor non m'abbandona. Amor condusse noi ad una morte. Caina attende, chi vita ci spense. Queste parole da lor ci fur porte, da che ho intesi quelle anime offense, chinai il viso. E fece bene, poverino. Zitta. Chinai il viso e tanto il tenni basso, finché il poeta mi disse, che pense. Come? Che pense. No, chi avrà detto che pense? È lo stesso, Dante scrive pense per trovare la rima. Ah, allora, ma a me mi fa che non si dia, però. Oh, che ne vuol sapere più di Dante, lei? Io? So assai. Fuoro Dante, gli ha di come vuole. La seguiti su Alfredo perché mi piace. La seguiti. Quando risposi cominciai. Oh, lasso, quanti dolci pensier, quanto disio menò costoro al doloroso passo. Poi mi rivolsi a loro e parla io e cominciai. Francesca, i tuoi martiri a lacrimar mi fanno tristo e pio. Avea ragione, povero Dante. Ma dimmi, al tempo dei dolci sospiri, a che e come concedetti amore?
che conosceste i dubbiosi disiri. Guarda come la punta, canarino, che è quello. E lei, lei. Ed ella a me, nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria. Perciò sai il tuo dottore. Quale dottore? Il medico condotto. Ma che condotto? Ah. Il dottore Virgilio è colui che accompagna Dante. Ma è Virgilio, è... Cosa sai, Ionina? Che foto che sappia? Oh, la seguiti, sono Alfredo. La seguiti. Ma se a conoscer la prima radice del nostro amor tu hai cotanto affetto, farò come colui che piange e dice. Stia attenta. Noi leggevamo un giorno per diletto di Lancillotto come amor lo strinse. Soli eravamo e senza alcun sospetto. Venne la mamma? Ma no, tu... Ma noi che a Firenze si dice come ho detto io, perché a non stare con gli occhi bene aperti succede spesso, ha capito? Ma codesta è profanazione, Dante dice come leggo io. Ok, Tati, lasciamo dire. Va bene, viva dica. E seguiti. Per più fiate gli occhi ci sospinse innanzi quella lettura e scolorocci il viso, ma solo un punto fu quel che ci vinse quando leggemmo il disiato riso, esser baciato da cotanto amante, questi che mai da me non fia diviso. L'ancora non seguo. La bocca mi baciò, tutto tremante. Bello questo punto. Galeotto fu il libro e chi lo scrisse. Quel giorno più non vi leggemmo avante. Mentre che l'un spirito questo disse, l'altro piangea sì che di pietate io venni men così come io morisse. E caddi come corpo morto cade. Il collo, meno male, gli ha finito. Senti come lo soffio. Davvero, che cose. Ecco un amore grande, un amore che non conobbe ostacoli. Ma il Sor Paolo e la Sora Francesca fecero mica una bella cosa, eh. Perché? Perché? Non erano cognati. Cognati? Sicuro che crede non si sappia. Gli ha voglia il sudante a svenisse a quel modo, ma quella fu una bella porcheria. Ma l'amore non conosce legami. L'amore quando è sincero arriva e scoppia. Già, ma se però gli erano cognati, e mi pare che gli scoppiasse fuori di tempo. Cara signora Rosa, vorrei vedere ciò che farebbero certe sposine se fossero costrette, come Francesca da Rimini, a sposare un uomo sciancato, brutto e iroso qual era Lanciotto. Non lo doveva pigliare. Ma quelli erano altri tempi. Bisogna risalire al Medioevo, bisogna penetrare nell'epoca. Sì, ho capito. Si sparecchia. Bustinina, sì. Sparecchiamo, su. Ricordiamoci che io ho promesso loro di portarli a prendere il gelato. No, ma che gli pare, sono altre. Per me andate pure, io non vengo. Come? Ah, me l'avrei a male. Ho detto che non vengo, quando dico una cosa non mi si smuove nemmeno con le funi. Gelato? Sarebbe meglio pagare in mese, si sa ancora di che colore siano. Ebbene, se non vuol venire la signorina Anita, spero che loro non mi diranno di no. No, ma che gli fare, sono Alfredo, no, troppo disturbo. Come no. Signora Rosa, me ne avrei a male. Che vuoi dire? Ma faccia lei. La signorina ha detto di sì, dunque bisogna andare. No, smuoviti, che sei diventata la principessa Corsini. Oh, lasciala fare, non te lo sai, dopo mangiato gli piglia sempre mal di stomaco. Allora va a letto se tu ti senti male. No, la guardi. Voglio proprio andare a spasso, invece. Così tu digerisci meglio. Grazie, Ida. Non mi tocchi, eh? La mi lasci stare. Perché io non so se son viva o se son morta. Spero che tu non avrai cambiato idea. Ma che si farà? Faremo questo. Saremo felici. In eterno. Oh, via. Zitto. Andate. Ma chiami, sì. Oh, Nini, vieni che ho portato questo. Copriti. Sì, grazie. Sono Alfredo. Io mi sono stata a vestire perché tanto... Ma che? Andremo qui al caffè fuori della barriera. No, a quello non ci vengo, no. C'è troppi lumi, no. Andremo ad un altro. Ecco.
Mi dispiace che la signorina Anita non venga con noi. Si sarebbe in troppo. E poi la sa solo un lalascio, sa, la verrà un'altra volta. E certo non c'è pericolo che Ulisse torni perché gli ha l'arena stasera. Allora, perché... andiamo. Andare? Andiamo, via. Ecco, mi permetta, si appoggi al mio braccio. No. Andiamo, sta freddo, ma che gli fa? Animo, animo. Come la s'allunga. Ma più di 3 soldi l'uno non deve spendere, perché sennò sarebbe un approfittarsene troppo. Lei taccia, lei si lasci servire. Non potrei dir meglio. A Francetto, ho un bel giovanotto. Ma se mi vedessi di Ulisse... Frustate dalla parte di Manico. Oh, oh, te, diglielo da quell'altra parte, via. Ma eccola lì. In 20 giorni mia madre l'ha perso il capo. Io devo vedere e devo stare zitta. Perché se raccontasse ogni cosa a mio padre, qui Vanesio farebbe appena in tempo a pigliare la rincorsa. Ma che posso fare la spia di mia madre? Per me la si è messa in testa di appiccicarli e di concludere il matrimonio, perché non è possibile che non si sia accorta di nulla. Sì, bel generino. 1, 2, 3. Ma intanto a lei gli piacciono a quel modo. Gli piacciono tirati a pulimento e con il ciuffo ritto. Non lo vede mia, non ha neanche la camicia. Aveva detto che portava il baule? Aspettalo. Intanto in 20 giorni non si è visto che una valigetta con 2 camicie rattoppate, 3 colletti e un paio di polsini di caucciù. E il mestiere? No. Non siamo riusciti ancora a sapere che faccia. Mi dice che fa il reporter di Fiera Mosca, bella professione, per morire di fame. Ma intanto a lei e gli piacciono a quel modo, mentre io, che mi ero scelta un giovane, che gli ha la bottega di suo, che guadagna, non ha bisogno di nessuno, perché gli è socialista, no, dice che può andare in prigione, o che gli è un ladro e può essere arrestato da un momento all'altro. E poi non andai babbo un Galibardi, può andare lui alla camera di lavoro. Questo legno secco. Quando a raggio di luna pallida e mesta, ero cecchino, la mia fanciulla al balcone venia. Fortuna che non c'è lei. Io ne solea cantare giù per la via. Se no, non gli rovescerebbe un'altra catinella d'acqua. Mi sono innamorato di te. Ma me l'ha annaffiato 2 volte, ma la grazia. Ora è deserto il memore balcone. E non è che già più la mia canzone. Ma che tutti sgoli. La vaga stella per tramonto un giorno. Faresti meglio spenderlo per un altro, è tu fiato. Ed io fedele aspetto il tuo ritorno. Non che io ti voglia bene, sai. Dille che io l'amo. È inutile, l'ogliano. Io l'amo. Dille che io l'amo, le dirai che all'ai io penso sempre Ma
Ma c'è il lume, io entro. Oh, Anita. Va via. Già, tu piangi, un po' via. È l'ora di finirla. Per l'amor di Dio, se torna la mamma. Meglio, così si ride. Oddio, cieco, male che tu pensi. Male che tu pensi. Io non penso più a nulla. Ormai ho perso il lume negli occhi. Che coltello! Il coltello? Guarda. La robaccia la porti il coltello, io no. Dio, che paura tu mi hai fatto. O perché tu mi hai preso? L'uomo discute, l'uomo ragiona. Tutta più potrò lasciare andare una manata, vada lì. No, sei buono, Cecchino, sei buono. Oh, Cecchino. Gli è tanto gonfio. Sì, è un gonfio anch'io. Eh? Cioè, no, è che tu mi fai dire. Ma patisco, sai, soffro più di te, credimi, Cecchino. E allora, facciamola finita. Vien via e buonanotte. Ma che sei pazzo? Che credi? Che non ti sposi? Guarda, giuro sull'anima della mia povera mamma che non ti tocco finché non t'ho portato dinanzi al sindaco. Codesti sono discorsi che a me non tu li dai fa nemmen pecchiasso. Cieco, senti. Se tu hai un po' di costanza, se tu hai un po' di pazienza, si arriverà a tutto, credi? Ma se sono 3 mesi... che l'ho d'intorno questa sua costanza. Oddio, abbino un altro foca. E poi si vincerà. Ora vai via, perché potrebbero tornare. Io non voglio che succeda una lite. Ho detto che gli volevo discorrere. Non posso nemmeno discorrermi. Voglio sentire, se non sono padrone nemmeno di cantare, mi buttano l'acqua addosso e mi buttano. Hai ragione, Forino, ma torna quando c'è loro. Io voglio che si sappia, ti ho fatto entrare mentre ero sola. E c'era l'usciolino aperto. Vedi il cervello della mia madre. L'uscio di casa la gli gira la chiave, la se la mette in tasca per la paura degli scappi. E questo dell'orto la lo lascia aperto, te l'ho detto, là non sta più, dolla la testa. Aspettiamo un Cecchino. Aspettiamo. Ma che si deve aspettare? Ma com'è? Io a vedere un pirulino senza né arte né parte, accolto con tutte le deferenze. Mentre io, che sono un bravo operaio, galantomo, onesto, no, gli devo... Vedi, Anita, guarda, io ho riscosso 200 franchi per un finimento da camera che ho riportato in magazzino stasera. Mm. Sai che si fa? Si piglia su e si va di fuori. Grullaccio, va via. Ci si sposa lassù. Oh, va via. Ma perché non vogliono? Via. Perché non vogliono? Perché io ti mangerei viva. Sei contento ora? No, ma anche baciato? Dunque la pulire. O che ti pulisci? Puzzi di sigaro. E che c'è? Questo è il papo. Accidente alle gomme! Almeno prima si sentiva. Oh, Ricky! Va via. Se esco di qua, mi vedano. Oddio! Lei di là le chiuso, là le chiavi la mamma. E allora sai che ti dico? Piuttosto che farsi vedere scappare un ladro, gli è meglio restare. Ma tu mi vuoi rovinare? Tu mi rovini! Ma che ti rovino, grullaccia? Sta zitta, l'ho trovata, monto sul filo. Mamma, che succederà? Nulla, sei stata tranquilla, eh? Sta zitta, non ci pensare, poi in modo di scendere lo trovo io. Sì. Lo vedi, Anita, per te monta anche sul filo. Oh, bellona! Amo, tira via, uggioso! Leva la scala! Guarda di non cascare, Sanini! Ma guardi che mi tocca di fare, nemmeno se fosse un ladro sul filo di galera. E sta zitta, sì. E non aver paura. Che Dio ce la mandi buona. Oh, stinchi. O che dormi sempre? Eccomi. Tutte le sere la solita storia, le belle briave. Ma che briave! Bravo. Gli ha anche il coraggio di negarlo, sentivo il puzzo da cassetta. Guarda di governarla bene, gli è stanca, sono stato a Fiesole. Pulisci bene dentro, ribatti i cuscini. E c'era una oppietta, voleva vedere la veduta di Firenze al chiaro di luna.
Per me è un anno visto nulla, e che tu ne dici, Tennina, eh? Le sono andate a prendere il gelato col sor Alfredo. Bisogna che glielo dica. Gelato? O te? Io sono voluta andare. Sentito. E poi dicano, poverina. Ma a me non mi piace mia, sa. Andare a zonzo un giovanotto non si sa nemmeno insieme. Non c'è mia nulla di male. Questo tu lo dici te. Già, tua madre da un po' di tempo gli ha perduto il cervello. Ora, ora glieli sturo io l'orecchio. No, non litighi, un cessugo. No, io non litigo. Mi parete... E basta. Già si comincia a dire che qui tizio a me non mi è mai piaciuto. Punto primo. Siamo d'accordo. Punto secondo. E gli piace il gelato. Gli aire e su zazzo. E l'ha invitate. E io le svito. L'ha pagato in mese. Secondo me c'è da allungare il collo. Tra la rilustratura lì e lo specchio si è speso ancora non si è preso il cervello. Sai che ti dico? È ora di finirla con i dozzinanti. Eccola, sarebbe la meglio, perché ora non siamo più delle bambine, siamo delle ragazze. Sai che faccio? Una di queste sere mi spoglio e mi faccio ritrovare nel suo letto. Gli è tanto e ambisca a girarmi da solo, così tua madre non ti dà più che gli tiro le pedate. La farebbe una cosa santa. Fai un paghi, il suo reporter, può vedere. Che ha belle cenato lei. Ho mangiato un bocconcino. Che bella luna, non è vero, babbo? La falluma ladri. Non va più fuori. No, sono stracco morto. Maria Santa, ma che guarda. Sai che voglio fare? E che? Voglio cogliere tu figli. Non importa, babbo, perché se ne porti noi un bel piatto no. Ti vado subito a svegliare. No. Aspetti, che no, riporto subito, sa. Ma senti, ora. No, se danno belle conti, mangerò di quelli, però mi dispiace perché a coglierli, a mangiarli, gli hanno più sapore, no? Con questo... Mondo assassino. Ecco, è qui! Questo è lei che è gratis. Io la vedo ora, la si figuri. Allora sarà di signor reportette? No, perché se l'era del signor Alfredo l'avrebbe detto e poi l'avrebbe già impegnata. Ma che gli è questo? Un orto dove le nasce le chitarre? Ma io ne so nulla, eh. Anche questa le belline. Uliste. Oh, chi ha comprato la chitarra? È tornata e ha finito di andare a Zonzo. E Zonzo, vien via. Spiego, perché poi anche un decino per andare a comprare la vela. Andavo via con la mamma e ritorna con la figliola. Vada lì per un gelato. Oh, buonasera, signor Ulisse, già di ritorno? Oh, non aveva l'arena? No, sono andato a Fiesole. E siccome a me non mi piace la mazzalla, la cavalla, così per stasera ho chiuso. Benissimo, anzi, meglio. Maledizione, questo è un contrattempo. Scusi, che è roba sua? Mia? Ah, no, io non suono che il piano. Anzi, coi primi del mese me ne farò portare uno. Spero che a loro non darà noia. Ma che anzi, sarà piacere. Si mette a tanto posto. Insomma, non si può sapere che abbia portato questa chitarra. Scusa, mi fa un po' vedere a me. Eccoci. La riconosco, eh. Questa è di Trappolone. Trappolone? Che tira figli! Sarà cascato, voi li lasciate sulla pianta a marcire. Ma che non si lasciano a marcire? E se ne è colto in pianta anche stasera. Tieni, vai, mangiati. Io gliel'avevo portati. Senti come sono convita. E mi sei tutto spappolato nei capelli. Aspetti, la ripulisco, eh. Aspetti. Ecco. Insomma, chi sarebbe sto Trappolone, te che tu sai? Domandalo, la tua maggiore, domandalo. Io ne so nulla, Ne so nulla? Che sai? Sfacciata!
Quella della chitarra di cerco, la riconosco lontan mille miglia. E questo vuol dire qualche cosa di più che andare a pigliare il gelato. Ecco perché l'ho voluta rimanere in casa. Ah, questo è brutto. Questo sta molto male. Diana, ma è una vera pioggia! Quando comincia, cascano tutti in terra. Accidenti, mi dispiace perché... Non è che quella, eh. Sì, no, aveva anche una tuba e voleva regalare. Non si mette a quella. Te, io scommetto, gli è venuto via e si è scordato dello strumento. No, è un nevero. È un nevero. E allora chi l'ha portata, sta chitarra? Io ne so nulla, Lei, questa scivettona. Via! C'è ancora una poppa finita. E te, tu dici degli altri? Se tu stessi qui in casa, tu le vedresti tutte. E tu vedresti chi è la meglio o la peggio. Ora io scendo. Ho capito. Se ci si mette un rimedio non si sa come va a finire. Se un punto piedi per terra che è finita. Io sa, giovedì prossimo pagherò il mio mese. E la farà di molto bene perché io non ce n'ho lenzuoli da consumare. Tu là. E voi dire a mettermi il cappello e voglio andare a fare due passi. Ah, benissimo, benissimo. Giudizio, donne. Giudizio perché se non la frusta la farà vedere poi d'artifizio. Ma che dici a me? Io dirò a tutte e a te per la prima. O guardiamo. Ti sei contenta? Che hai visto? Io è meglio che vada a letto, guardi. Sì, vai. Ma la chitarra la un storte di qui. Se la rivole, deve venire pigliata da me. Già la piglio e la chiudo nell'armadio. Brava. C'è troppi fili. Allora, sono intesi? Non ho altre, no. Ma come no? Ti giuro su quello che ho di più sacro che tu non dovrai pentirti di questo passo. Sarà l'amore, la felicità, la gioia. Ma io lo dicevo. Il treno parte alle 10:50. Il treno? Tu non dovrai fare altro che uscire di casa e correre di filato all'angolo di Piazza dei Mozzi. Io sarò lì con la carrozza 316 che ho già prenotato. Ricordati, 316. Ma io lo dicevo. Ma siamo intesi? Sì, 316. Ma che c'è, Grilli, stasera? Te non tu dovevi andare a letto? Sì, va subito, il lume lo spegne lei. Può spegnerlo perché io esco, perché ho da impostare questa cartolina. Sì, allora la vada, ma se no gliela levano. Buonanotte. Io vado a letto, buonanotte. No. Aspetta un momento. Lupo, cosa hai di a fare con te? A proposito di che? A proposito di che? Ma che credi, Orbo? Che credi, non ci veda? Se non ci vede tua madre, ci vedo io, sai. Ma che la dice, va? Io che so. Allora, la scusi, la farebbe meglio a pensare a quella chitarra, invece. La chitarra? Io so che gli è. Si tratta di un giovanotto per bene, è venuto qui con delle intenzioni oneste. E non gli si è detto di no, quindi se c'è una colpa, quella non è sua, ma è nostra, di tua madre, ma insomma, è lo stesso. Ma te? Di te non si sa nulla, ha detto un lavoro sotto e non si sa in dotto voglia arrivare. Ma che sotto? La venga via. Guarda, bambina, sai, smettila, se no io uno scapaccione, ti levo la pettinatura alla bella Otero, sai? Sode. Dunque, discorsi poi. Quello gli è un pirulino che cerca di prignuccio. O tu la fa finita, o se no le son botte. Ci siamo tesi. E ora via. A letto. E mi pare che meglio di così il babbo non si possa fare. Che tu l'hai fatto? Poverina, la piange. La riderà quando le sposa. Gli ho detto il mio parere. Per ora a lei. E poi le ci saranno anche per te.
pianti di quella e io ti odio dell'altra. Ma la chitarra non vede più il lume. Quanto a questo se ne discorrerà con comodo. Che si potrà scendere. Mi pare che sia l'ora. Altro che chitarra. Va là che la tu minore la te la prepara bella. Non ci voleva che questa, ma guarda tante volte che vuol dire montar su un fio. E ora che fo? Resto qui per aspettarla, per sorprenderla. No, 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 perché quella l'è anche capace di negare. Bisogna proprio sorprenderli tutte e due insieme. E poi riportargliela per dirgli, ecco, se non c'ero io. Chi è? Io ti sbaglierò, eppure mentre ero nella strada a ripulire il legno mi è parso di vedere un'ombra scendere dal fio. O che si olle figli a questo. Ah, gli stinchi, meno male a loro non parla. Ah, gli hanno lasciato il fiasco, ma sarà vuoto, figurati se questi ti lasciano così. Fermo, chi va là? Chi va? Che sta zitto! Oh. Tu mi riconosci? Oh. Oh. Sta zitto! Ma che fai tu a quest'ora? Che sei diventato pazzo, cerco? Chietati! Non fu nulla di male, anzi. Daretta, che lo sai che gli hai 316? 316, 316, aspetta, Gli è uno di notte. Questo lo sapevo. Ma chi la guida? Guarda, o ce l'ha il lungo, oppure ce l'ha anch'ise, uno dei due di certo. Che li conosci? Accidenti, se li conosco, siamo sempre appena insieme, siamo. Tu non sei briaco stasera? Ma che briao, beh, se è cascato qualche volta nei rigagnoli ho sempre la nomea di briao. E allora, vieni con me. Per fare il che? Per montare a cassetta e per guidare i 316 invece che alla stazione, alla questura. O che ti sei messo a fare la spia? Caro mio, in certi casi per certa gente un c'è che la galera. E allora forza! Andiamo. Eccola. Chi è? Chi è? Chi sta zitto, andiamo! Fuori! Oh, fuori! Non spingere, che sta zitto! Andiamo, fuori! Che da fuori, sono discorsi da dire. Oh, credetelo, credetelo, e un milese può terminare. No, è chi brodo, dall'ufficio. No, non voglio, non voglio nulla, non voglio ma nulla. Come nulla, Rosa? Ma che vuoi, morì di fame? La si vuole ammazzare, la sarà sempre. Intanto la figli bro. Vergogna, che vergogna per la nostra famiglia. Non aspetti a sfasciarsi la testa, benedetti Dio. Dopotutto si sa mica. Ma che non si sa, o che volete una cosa più chiara di me, lei la lasciavo scritto. Se ne scrive tante. Anch'io scrissi e mi volevo far monaca. E poi c'ho 8 figlioli. L'avevi brodo, l'avevi brodo. E non c'è più rimedio. Ormai l'è bella andata. Chi ti dice che non ritorni così come lei sta via? Sicuro, la può tornare benissimo, no? Ma può essere andata a fare una girata così per suo capriccio. E poi la può benissimo riapparire. O che si fa?
a fare le girate con i giovanotti. Eppure in Inghilterra le signorine le vanno e tornano onde li pare e piace. Perché laggiù c'è meno alto. Per capire con quale intenzione è scappata basta leggere la lettera che l'ha lasciato scritto. Brutta assassina. E dire io, e la rendevo una madonnina. Egli è il solito, non l'ha un lo sa. Che me la fa sentire questa lettera? Sì, sì, sentiamo. Ed ha presa il suo babbo per andare dall'avvocato. Perché che volete, con che cuore? E si ricorre alla questura prima di fare uno scandalo, di metterla in pubblico. E si volevano vedere se c'erano altri mezzi. La ragione E fanno bene. Prima di fare una pubblicità gli è meglio di vedere da accomodare. Perché l'amore gli è cattivo, sapete. Gli è peggio di mala ai denti. Io lo so e li ho provati tutte e due. E poi c'è tante linguacce. Fino tanto poco a rovinare una ragazza con gli accericci. E questo vero. Io mi raccomando a tutte. Soprattutto lei, Teresa, vero? Ma la potrà sicura. Nessuno dice nulla. A me le mentran di qui e le mi sortan di qua. Speriamo, Nina. A me. Ma che gli pare che si possa andare di queste cose? Anche per qui poi robo di suo babbo. Perché che volete? Se si risapesse in piazza, o le farebbe vero di canzonarlo, con tutta la robaccia che c'è, in testa. Ma la stia tranquilla. Nessuno dirà E poi, anche per la sua sorella, poverina. Ma l'avete vista? La fare una morta? No. Da stamani in qua, la sarà scemata 10 Poverina, peccato. L'era così bofficiona, vero? Ora la guardasse la sa mala. Dove è? E l'hanno presa su quelle ragazze di secondo piano. Per vedere se la sbagliano un pochino. Ma anche lei. E non fa che piangere come me, poverina. Stazionaccia, via. Figlioli. Ma è meglio avere dei folli, almeno gli si ricordano. Fortuna e ho tutti i maschi, certe disgrazie non mi succedano. E pensare io la portavo in palma di mano. Coraggio, non te la più. La si coraggio, perché mi fa. Lei mi lasci fare, lei vedrà che si accomoda tutto. Speriamo bene. Eccola lì. La bella! Che va a fare, Ulisse? È tardi, tu dovevi pensarci prima! Non ve lo dire, Ulisse! Se non sbaglio, questa è la madre! Purtroppo, questa è la signora Bato. State comode! Non c'è bisogno di scomodarsi! E mi raccomando a lei, l'avvocato. Farò tutto il possibile! La me la salvi! Sia tranquilla! Intanto faremo subito una bella citazione al giudice conciliatore. Conciliatore, sono scappato insieme, mi pare sia bello e conciliato. Mi lasci fare. Innanzitutto mi preme di interrogare questa tale Serafina, colei che ha introdotto nella vostra casa il giovanotto. Può chiamarla? Sì, brava Teresa, sì. La vada, la linea di vedi subito. La vada. Teresa, lei è la prima a uscire, vero? Ti assista, ti raccomando, non fare. Chi sono, Lo so che il santo chiacchierone. L'ortolana ci darà i primi indizi, perché a me non si dice. Costei deve sapere una cosa. Che vuole calamai? No, grazie. Ho tutto da me. A lui gli agnose. Poi bisognerà interrogare anche il garzone di stalla. A quello che ho sentito, egli è il solo che di solito sta alzato giù nella rimessa sino ad ora tarda. Chi è Stinchi? Stamattina non si è nemmeno visto, sarà scappato anche lui. Bisognerà ritrovarlo. Egli è il solo che può darci qualche notizia su ciò che è accaduto stanotte nella strada. Posso andare a sentire la sua moglie? Ecco, sì, bravo. Sembra un'ebria anche lei. Sì, che tu dici? A Nina, già gli dica di venire subito. Ma subito. No, capito. Quindi bisognerà prendere un po' di carta bollata. Ecco, c'è l'acqua.
Bisogna fare una denuncia, una citazione, eccetera, eccetera, eccetera. Scusi, sarà avvocato che la dice, sta tutto bene, non fa una grinza, ma io, come gli dicevo, noi, ecco, non si voleva... Ecco, non si voleva fare scandalo. Sta bene, ma un po' di carta bollata bisogna tenerla. È una tenetta baccaio. Insomma, ci vogliono 5 lire, ecco. Se lo diceva subito, era bella finita. Però, una mia lavorare a UFO, un tu lo vedi poverino e regge l'anima o denti. Ecco, questo gli è il guadagno di Dottinante. Abbi pazienza. Eccole la sua Mercedes. Oh, finalmente si comincia a parlare di qualche cosa. Ha ragione anche lui. Caro San Ulisse, a questo mondo bisogna ungere. Di è tanto e ungo se la sapesse. Avanti. Avanti! Chi è? Scusino se mi presento senza essere conosciuto, ma le esigenze del pubblico sono in oggi così estese che qualche volta purtroppo ci conviene anche di essere importuni, è vero? Ochille. Può essere un test, tu lasci parlare. Avanti, 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 avanti. Grazie mille. Dica, dica pure. Allora, è vero, se vogliono favorirmi... Perché vuoi? Ma sembra che sia in casa sua. Lei forse sa qualche cosa? Può darci delle notizie? Sì, ma sono le voci raccolte per la strada. Allora lei le dia. Cosa vuole che dica? Loro ne sanno certamente più di me. E siccome per non avere delle smentite io risalgo sempre alla fonte, così ho creduto meglio venire qui e prendere, come suol dirsi, il toro per le corna. Le pare. E che è? Le orna e il toro. Ma mi pare che non ci si intenda, vero? No. Cosicché, se mi vogliono favorire, è vero? No, scusi, perché mi pare davvero che Dio non ci si intenda proprio. Lei chi è? Ma come? Non l'hanno capito. Io sono un reporter del Fiera Mosca. Reporter? Sono Ulisse, si calmi, per carità, ma è una fortuna, scusi, ma il rapitore non diceva di essere un redattore di quel giornale? Tanto meglio, adesso sentiremo. L'avevo un po' di brodo, mi fa volo. Non dubile, mi ha dato il sangue alla testa. Se volumi. Venga fuori, caro. Venga fuori. Reporterri, basta questo nome per perdere il numero dell'intelletto. Se buono, ma guarda perché la ci fa di trovare quella brutta cimenta. La ci fa cimentare tu. Davvero. Ma venga fuori, caro, non abbia timore. Siamo fra gente onesta, per bacco. Venga. Ma questa è una cosa! Si calmi! Oh, si calmi, le ho detto! Venga, un po' di brodo! Ma che se ne ha di torno il brodo? Ma che brodo d'Egitto, scusi! Hai capito qual è la giostra? Questi prima ci portano via le ragazze, poi ci fanno sopra la rona! Non si fanno! Ma che porta via? Ma con chi crede di parlare lei? Io sono figlio di un colonnello ritirato. E se visto? E se faccio il reporter, lo faccio per mio piacimento. Ma sappia che ho scritto anche un volume di versi. Foglie sparse. No, va, e per stava pure dell'altro. Ma venga, papà, Ma si calmi, gli ho detto. E quando lei saprà la ragione, comprenderà anche lo scatto del padre. Oh, perché lei è il padre. Ma perché che gli sembro la madre? Oh, spiritoso! Boccalone! Dunque, mi dica, nome, cognome, data di nascita, luogo di nascita, professione, e se è elettore politico. Poi, dopo l'altro? Dica lei piuttosto a noi se al suo giornale è impiegato come reporter un certo Alfredo... Alfredo? Seduti. Seduti. Ho capito, sono tutti ritti. No, al mio giornale non c'è nessuno che si chiama Alfredo. Ma dei seduti ce ne sono. Ma neanche per sogno.
il che vuol dire che loro sono stati ingannati. Ecco, hai capito? Anche la sua professione gli era una favola, il canarino, non sono gli ei che gli è, ma un nanne artene parte. Guarda la mia bambina. Tu l'ha voluto, ottentelo. Era tanto bellino, e discorreva tanto per benino. Perché tu ci ritorni a pigliare il gelato con lui? Ma perché tu mi martorizzi a questo modo, via? Oh, ma lo lasci dire! Un po' di sfogo mi ci vuole! Eh sì, ma io finisco nella bara. Ho come a fare a resistere? Scusi, mi favorisce il suo nome? Non ci mancava lei per l'asa, vedete? Perché se lei ritorno il nome? Ma io no, io per ora sto qui. Di torno e mi leverò dopo, se mai. Eccolo. E l'ha trovata gli era ancora a letto. Chissà che briaia ha preso anche ieri sera, vero? Ma che briaia? Sono digiuno, può essere sempre briaia. Ma guarda, c'ha ancora gli occhi tutti chiusi. Poi domando io, è questa l'ora di venire alla stalla? Io non sono venuto per via d'un caso. Un caso, un caso. Dico, mi immagino che voi ve ne sarete belle accorti. Che? E lì sta tutto, lo dicevo io. Oh, c'ha ragione. Aveva ragione la qua, gli è capacino. Che tu sai? Avanti, dillo. E che voi sapete? Io so che Lida l'ha presa in volo. Ma non è vecchia. E allora io un so altro, non so. Un so altro? Ma che poi si è sbattuto nel muro? Ma io sono Lida, te la faccio passare, io naturalmente. Oh. Lasci fare a me. Sì, sì, faccia lei. Là. Là. Seduto. Guardatemi bene! Letti molto brutto. Bellino me. Voi siete di fronte a un uomo di legge e davanti a me bisogna dire tutto! Ho la scelta, Dio. Gli è inutile la voci e che la tiri in occhini sul tavolino. Io e un suo altro. Davetta, qua, lui in occhini dietro sul tavolino, ma io te lo tiro mai in testa, sai? Ma c'è un suo altro. Capito? Oh, svegliati! Sono lì, sono lì. Che lasci fare a me? Che ci faccio lei, faccio lei. Se mi dice così, non fa niente. Con un altro bollo da 2,40 manderemo in galera anche noi. No, io di bolli non ne voglio più, e costano troppo. Io gli bollo, ma il cervello, se un dici che sa. E allora, sentite, io so, ma non posso parlare. Non può parlare. No, perché per non parlare ho promesso di restare a casa a dormire e d'aspettare la persona che verrà qui e te la dirà ogni cosa. La persona? Altro foglio di carta bollata. Certamente! Scusi, mi favorisce il suo nome, è per il giornale. Ah, per il giornale, allora segni Giovanni Cui. Detto Stinchi, governatore. E che la governa, la scusi? Che un governo la avalla in sorriso. Stinchi, lascia perdere i cui e i voi. Tu, che vediamoci un po' di chiarire le cose. Come sta questo giro? Te tu sai, ma non tu può parlare. Allora, gli assegni che voi gli avete tenuto di mano. Stia zitta, sono Rosa, la un bestemmi. Rosa, il casato. Ma per... lei, ma mi torna, ma con lei. Ma che significa questa faccenda? Non ci si vede portare via la figliola o si può nemmeno sapere dove ce l'hanno portata. Ulisse. Ulisse, senti. Qui non c'è più rimedio. Qui e bisogna andare alla vestuta. Sicuro, sicuro, lei la meglio. Qui bisogna fare un'intimazione legale, ci fare il rapitore e fargli pagare i danni e le spese. Ma è che la cita se non ha un centesimo in quest'ora? Ma in quest'ora. Quindi Sono Ulisse, va bene la questura per il penale, sì. ma io per il civile, sì, va bene per il civile. Quando la va? Che la vuole lei? Fuori, che è venuto a portarmi via anche per l'altra. No, l'ha sbagliato. Io non ce n'ho di questi peccati sull'anima. Io sono un ignorante, ma di questi peccati non ce n'ho. Allora vai, tira fuori che tu puoi da noi, altri sbrigati, perché noi si deve essere... Un ve l'ha detto, Stinchi. Oh, io Dio, e non ho detto proprio nulla, non ho detto. Come? La persona che sa ogni cosa tu saresti te. Ecco, voi l'avete intesa. Se c'è qualcuno che sa qualcosa, quello sono io. Non è possibile!
così, mi favorisce il nome. Ma è che l'alza me! Ma che sei tutto in casa, quel modo, al giornale. Cecchino, vedi che tu sai, dillo che tu sai. Voi vuoi sapete ogni cosa? Sì, sono io, che ho ripreso a tempo il volo dei piccioncini. Oh, e dice il vero, Sono io che ho salvato la sua famiglia dalla vergogna, ma sono sempre pronto a aprire la gabbia e a dargli la ira. Bellissimo. Niente affatto, la legge commina pene severissime a chi facilita una fuga e basterebbe una citazione su carta. Ma la vogliamo finire con queste citazioni? Ma sa quante cose ne possono nascere prima che sia arrivata la citazione? O è meglio vedere da chi parli prima? Cecchino si buono, non mi interpreta qui cosa. Basta con lo scherzare. Che tu sai, dove sono? Questo non è sicuro. Ma come ripeto, via, se voglio gli do la ira. Gli è proprio così, gli è proprio così. Meravigliosa, gli do la ira. Ho capito, bisognerà accontentarsi di 5 lire. E queste sono le conseguenze delle tue maniaracce. Io so Francesco e l'antendo, sa. Lei ora la mi può ripagare con la stessa moneta, ma la pensi che sono una povera mamma e che ero rimasta acceata dall'apparenza. Calma lei, tranquilla Eduardo lui, o chi l'avrebbe detto e mi avrebbero messo a questa disperazione. Soltanto ora mi accorgo di quello che dovevo vedere prima. Dunque, non mi faccio soffrire dell'altra. Dove? Oh, smoi. Lasciami stare anche. Scusi, che mi favorisce il nome. Che me la levate di torno per piacere il nome. Io un Dio tu non abbia ragione, ti sei buttato fuori, no io, lei, ma insomma è lo stesso, però adesso tu potresti essere soddisfatto e guardala, e tu me l'hai rinata in 2 minuti, ma me ne riuscite per 20 anni. Sei buona Cecchina, sei buona, le so donne. Finché le non hanno toccato con mano, le non si persuadono. Ma adesso ti devi rendere conto che anche se non sono un povero fiaccheraio, a soffrire un c'è lei soltanto. Io non ti dico altro. Ma questa è una tragedia! No, questo è un ricatto e basterebbe litigare! No, lei l'ha sbagliato. Noi non si litiga, la guardi come si fa. Portala giù! Era lì! Davvero? Sì, l'ho riportata io, riprendendola all'ultimo tuffo. E te va a pigliare quell'altro. L'ho tenuto tutta la notte chiuso nella mia bottega, in quell'armadio nuovo che c'è in fondo. Ah, okay. E tu l'hai chiuso nell'armadio? Sì, se no mi scappava. Allora gli sta bene, gli sta, gli ha da morire, ma ha asfissiato. No, la asfisserà in casa sua, in bottega mia non voglio disgrazie. Sì, Dio, speriamo che venga. Sì. E tu gli metti la vetta della valla e tu lo trascini qui poi a governarlo, ci penso io. Oh, Dio, no, non sarebbe mia messa a male. Ecco, è stata scena culminante, il ritorno della fuggitiva. Thank you.
trovato. Via non faccia scene, eh. Grazie a Dio e a qualche d'un altro di che doveva succedere non è successo nulla, dunque gli si può perdonare. Che da dire? Se no ti butto giù dalla finestra. Peccato che siamo in terreno. Ovvio, ho visto. Ormai gli è meglio metterci una pietra sopra. Ci vorrebbe una pietra per schiacciargli il cervello a tutte e due. È qui. Ci fa tre caprioli. Ma che ceffone, andiamo, la si fermi. Non vede, c'è anche la stampa. E che c'entri poi di quel pirulino a ficcare il naso negli affari degli altri? Ma dove scrivi di quelle? Cattiva, cattiva. Ma dove innanzi ci penso io, però. A catena Omehani tu devi stare. E ora la vado a chiedere perdono a suo padre. Poi Roma. Io. Che sei divertita. O la ci ritorni. Ma si potrebbe essere più eloquenti. Che sei divertita. Non sarà Annibale la faccia alle ossa per Benino, eh? Sarà la cronaca stenografata. Ah, perché poi la leggo anch'io. Io poi dico una cosa sola. A questo mondo non c'è più una persona con un po' di carattere! No, che vorrebbe sentire Guelfi Ghibellini lei, quando si bastonavano sempre! Quella era un'epoca! Sì, ma gli imbroglioni li impiccavano senza la tavola! Permesso, Domine, permesso, Dio! Eccolo! Oh, non respirava più! Ma dice bien volentieri perché va a buttare giù buffa e dire il motivo vero che lo spinse a quel passo! Ah, perché ti pare di aver ragione? Ehi, permesso, donne, permesso, la venga avanti, giovanotto, la venga avanti. Occi! Spiete, gli è stato giusto, Gli ha dormito sui fruscioli. Fuoco tu gli dovevi dare. Brutto assassino! Sì, lo so. Innanzitutto le devo domandare perdono. E gli schiacci il naso a Michelangelo. Come a Michelangelo? Perché noi di queste ombre non se ne è mai fatte. E quando qualcuno si comporta, ma si è comportato lei si piglia per il petto, sì, e gli si domanda come intendella rimediare, perché lo scandalo gli è stato grande. Ma guardi, c'è anche la stampa. Ma io sono pronto a rimediare. Il mio sogno non è che questo. Soltanto temevo perché coi primi del mese andrò ad occupare un impiego che forse sarà di ostacolo. O che vai là a fare il ladro? Feci la domanda, eh? E vado ad occupare un posto di guardia comunale. Alfredo Seduti? Sì. Guardia comunale. Che aveva paura per questo? Almeno ne avrò una a cui sarò simpatico da un po' di tempo. Oh, la lo scriva sul giornale. Da un po' di tempo in qua e non si campa più con le tradizioni. Adagio, adagio. Prima di riaffacciarsi a quell'uscio, da deve stare 6 mesi nel corpo. Se poi la si porterà bene, allora la potrà tornare. Oh, via, bene, via, 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 via. Che non gli dici nulla ai legnaiolini, eh? Eppure lui ti ha fatto capire come tante le volte le sono le acque di... che rovinano i ponti. Ma è figlio a dire, lo ringrazio tanto, anzi te l'ho sempre a mente. Di che la terrà a mente? Sentiamo. Ho inteso e va a pigliargli la chitarra. Guarda, guarda qual è lei, la chitarra vuole lui. Mi sembra onesto. Già, te. E tu sei sempre stata scia. Ulisse. Ana, 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 oh che bella rificolana,
è più bella la mia di quella della zia. La mia le con i fiocchi, la tua le copidocchi. Ona, 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 oh che bella rificolona, è più bella la mia di quella della zia. Pallino, vieni a casa, la festa l'è finita.